Bridgestone. Preoccupante l'esito del confronto ministeriale dello scorso 5 aprile. La sensazione è che la multinazionale giapponese voglia ancora disimpegnarsi dallo stabilimento di Modugno. Salute e diritto senza età, il titolo dell'iniziativa in programma il 17 aprile al Policlinico di Bari, e sull'importanza della integrazione sociosanitaria abbiamo sentito Rossana Dettori, segretario generale Funzione Pubblica Nazionale. Si avvia la conclusione il contest per band emergenti organizzato dalla CGIL di Bari. Il 20 aprile la serata finale al Teatro Kismet, il vincitore salirà sul palco del Concertone il 30 aprile. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli. Sull'avvertenza Bridgestone non usciamo tranquilli dal confronto dello scorso 5 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Questo il commento del segretario generale della FICTEM Giuseppe Altamura. La sensazione è che la multinazionale giapponese non rinuncia alla volontà di disimpegnarsi dallo stabilimento di Modugno. I particolari in questo servizio. Preoccupazione per l'esito dell'incontro lo scorso 5 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico sull'avvertenza Bridgestone. Il messaggio ribadito dalla CGIL di Bari è che il sindacato è contrario a qualsiasi tipo di ragionamento che sia solo di tipo difensivo. La richiesta rivolta all'istituzione per un impegno serio e continuativo al fine di evitare che la Bridgestone abbandoni lo stabilimento pugliese. Vogliamo che si parli di investimenti, innovazione e rilancio produttivo nel settore, ribadisce il segretario generale della FILCTEM CGIL Bari, Giuseppe Altamura. Solo così si può essere competitivi assicurando un vero futuro occupazionale. Solo così saremo disponibili ad affrontare ragionamenti anche estremi a 360 gradi. L'azienda durante il tavolo ministeriale ha comunicato le due direttrici sulle quali si dovrebbe continuare il confronto. Scenario 1. La Bridgestone mantiene lo stabilimento di Bari tra le sue unità produttive, cercando di adeguarne costi e struttura per la produzione di coperture general use. Scenario 2. La Bridgestone vende lo stabilimento di Bari contro ipotesi, venderlo a un'altra casa produttrice che si è interessata ad acquisire la possibilità di produrre pneumatici general use sulla piazza italiana e europea, venderlo a un'altra casa produttrice che si è interessata ad acquisire la possibilità di produrre pneumatici premium sulla piazza italiana ed europea, investendo nello stabilimento per attrezzarlo e potenziarlo a questo scopo, e 3. Venderlo a dei fondi di investimento. Riteniamo che l'azienda abbia dimenticato, continua la CGIL di Bari, di illustrare quella che a nostro avviso è l'unica strada seria per garantire il futuro dello stabilimento, e vale a dire investimenti in favore del potenziamento di produzioni di qualità. Salute, diritto senza età, il titolo dell'iniziativa in programma il 17 aprile nell'aula magna del Policlinico di Bari. Argomento al centro della tavola rotonda sarà l'integrazione sociosanitaria, sulla cui importanza abbiamo sentito Rossana Dettori, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Nazionale. Quanto è importante l'integrazione sociosanitaria per il cittadino? È importante perché permette al cittadino di capire che tipo di servizi e che qualità di servizi vengono offerti. È importante perché in un unico luogo, perché appunto quando si parla di integrazione sociosanitaria bisogna pensare a come riorganizziamo i servizi, il cittadino ha risposte ed ha certezza se il suo bisogno è di tipo sanitario oppure no. È fondamentale soprattutto per evitare un meccanismo che in questo paese sta diventando molto pericoloso, che è la medicalizzazione di qualsiasi fenomeno, che sia un disagio o un problema sanitario, tutto viene comunque deviato e dirottato verso il sistema sanitario, ed è poi sbagliato non soltanto per i costi. E questo infatti comporta un costo eccessivo anche per le strutture sanitarie. Sì, questo comporta un costo eccessivo perché si carica sul bilancio sanitario ciò che non è sanitario. Ma si sbaglia anche dal punto di vista culturale, perché significa trasformare in risposte di cura ciò che invece spesso sono risposte di altro tipo. Se penso al disagio dei giovani, no? Che a volte ha anche implicazioni di tipo parasanitario, la risposta deve essere sociale, deve essere data dai servizi sociali integrati con i servizi sanitari. Perché questo permette anche di avere un'analisi del bisogno dei cittadini, ed è fondamentale ad esempio nel ruolo che i sindaci dovrebbero svolgere. E se noi riusciamo a far dialogare chi si occupa di sociale e chi si occupa di sanità con una programmazione che fanno insieme, abbiamo risolto già una parte dei nostri problemi, perché significa
mettere insieme dei saperi che ragionano su quali bisogni bisogna dare ai cittadini. E in più, cioè, una cosa che non è indifferente oggi, il risparmio sui finanziamenti, ma anche la correttezza dell'utilizzo dei finanziamenti, perché probabilmente se spendiamo meno in sanità, per cui non si carica sulla sanità spese che non sono, siamo in grado di investire meglio nel sociale e di dare risposte migliori e maggiori ai cittadini in ambito sociale. Insisto sul ruolo della programmazione delle regioni, perché una buona programmazione permette di dare buone risposte e permette per le regioni, questo è fondamentale, poi per una regione come la Puglia che ha un problema anche di tipo economico non indifferente, di risparmiare senza tagliare, di cambiare proprio la logica, perché in genere noi parliamo di risparmi, noi, non noi organizzazione sindacale, le istituzioni e il governo, quando parla di risparmi, alla parola risparmi sono legati i tagli. Noi diciamo che si può risparmiare senza tagliare, anzi, siccome siamo pure presuntuosi come organizzazione sindacale, diciamo che si può risparmiare incrementando i servizi, e questa è una delle modalità. Noi dobbiamo imparare tutti che i cittadini sono un soggetto attivo e che vuole partecipare. I cittadini sono i veri protagonisti. Allora, se tu gli dai il ruolo di protagonismo, sono anche in grado di dirci come funziona meglio una cosa. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale, noi vorremmo che lo svolgessero sino in fondo, vogliamo partecipare alla costruzione delle loro alla programmazione, manca un terzo soggetto che sono i cittadini, bisogna oggi più che mai coinvolgerli nelle scelte istituzionali e sindacali. Dopo il successo della prima edizione svoltasi a Molfetta, il corso base di informatica per over 50 fa tappa a Gravina per poi essere riproposto nuovamente nella città di Molfetta, dove lo SPI, con il patrocinio del comune, ha organizzato una seconda edizione con un boom di iscritti. Siamo andati a vedere. Due lezioni a settimana della durata di 2 ore nell'aula telematica dell'ex fabbrica San Domenico, oggi fabbrica della conoscenza Molfetta. Una trentina di iscritti per entrambi i corsi, quello mattutino e quello pomeridiano, per acquisire una conoscenza di base del computer per motivi di lavoro, hobby e studio. Il computer è infatti uno strumento di comunicazione per tutte le età. Può diventare un nuovo amico che permette di accedere a 1000 servizi e curiosità, trovare informazioni di ogni genere, scambiare messaggi con amici e parenti in Italia e nel mondo. Specialmente che ho le mie nipotine che abitano a Milano, mia figlia, loro sempre al computer e io voglio chattare con loro. Mauro, perché ti sei iscritto a questo corso di informatica per over 50? Per stare al passo con i tempi, ero un po' indietro in questa tecnologia. Il corso è rivolto agli over 50 che non sanno usare il computer, ma che vorrebbero imparare ad usarlo iniziando dalle basi, come usare un PC, come accedere ad internet, usare la posta elettronica, Facebook, comunicare con gli altri con Skype, usare i servizi online messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni. A me mi ha spinto l'INPS. In che senso? In che senso? Perché è il senso che non ci mandano più il CUD a casa, per sapere tutto e di più. Noi vogliamo sapere quando dobbiamo prendere a fine mese e non ce lo dice più nessuno. Adesso è tutto informatizzato. Appunto per questo noi veniamo a fare questo corso. È un corso che permetterà ai partecipanti di acquisire una certa familiarità con questo oggetto divenuto ormai presente in molte case italiane. Docente del corso Nina Altamura, dello SPI CGL Bari. La più grande difficoltà è stato l'utilizzo tasto destro e tasto sinistro del mouse. E la loro voglia di imparare, e come ha detto adesso il compagno Francesco, oggi anche la necessità, considerate le ultime disposizioni dell'INPS, li spinge ad essere molto disponibili all'apprendimento, ad esercitarsi a casa e anche ad essere contenti, felici di sentirsi integrati in questo nuovo mondo telematico. Ad organizzarlo Mimì Spadavecchia, capolega SPI CGL di Molfetta. Da Molfetta parte l'idea di organizzare un corso per informatizzare gli over 50. Come mai? Perché è una mia esperienza vissuta durante quando aiutavo mio cognato a fare l'armatore di un motopesca, che l'associazione Federpesca di Molfetta aveva organizzato per i capitani di motopesca computer. Io partecipai e appresi il funzionamento del computer. Dal computer
rilevai che molte cose che non si dicono per televisione, per giornali e via dicendo, attraverso internet, attraverso la via telematica, apprendevo notizie che da altre parti non apprendevo. E chiudiamo parlando di premio Maggio. Si avvia alla conclusione il contest per band emergenti organizzato dalla CGIL di Bari. Il 20 aprile serata finale al Teatro Kismet, il vincitore salirà sul palco del Concertone il 30 aprile. Dopo la terza tappa che ha visto il gruppo canusino My Personal Mood aggiudicarsi la vittoria con il loro coinvolgente elettropop, l'ultima serata di qualificazione è il 14 aprile presso la Mancia di Ruvo di Puglia, con l'esibizione delle ultime band in concorso. A rendere ancora più incandescente la serata, La Notte dei Lunghi Coltelli, il progetto solista di Karim, batterista degli Zen Circus. La formula che decreterà la band vincitrice è sempre la stessa: la votazione dipende per il 60% dal gradimento espresso dalla giuria di esperti e per il restante 40% dal pubblico. Le quattro band qualificate durante le semifinali si esibiranno nella serata finale, in programma il prossimo 20 aprile presso il Teatro Kismet di Bari, con ospite il marchigiano Umberto Maria Giardini. Il premio Maggio vanta l'importante collaborazione con il MEI e la rete dei festival, realtà che presenzieranno in giuria durante la finale. Il vincitore di questa seconda edizione di premio Maggio aprirà il concertone finale del 30 aprile presso l'Arena della Pace a Japigia, suonando con sei grandi artisti della scena musicale nazionale: Appino, Camillo Re, Lo Stato Sociale, Offlaga Disco Pax, Roy Paci, Saki Sed. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7.40, in replica alle 24. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.